Ciao Grigliare Duro Crew, oggi vi faccio vedere gli accessori che vi svoltano la vita se avete un camino. Mi capita spesso di sentire ragazzi che si lamentano che d'inverno fa troppo freddo e non si può grigliare fuori. Però se avete un caminetto in casa, potete tranquillamente andare a farvi una bella grigliata anche d'inverno, quando nevica, quando ci sono meno 55 gradi fuori e non avete voglia di prendere freddo. In questo caso però, per grigliare in un camino come questo, abbiamo bisogno di un pochino di accessori che ci aiutano a fare delle grigliate fighissime, delle cotture lente, piuttosto che anche degli accessori che ci aiutano ad accendere la legna in un modo veloce e super efficace. Partiamo proprio da quello. Accendere la legna con un lighter è una figata pazzesca. Non abbiamo bisogno di diavoline, non abbiamo bisogno di liquidi che prendano fuoco, non abbiamo bisogno di accendini, non abbiamo bisogno di niente, solo una presa della corrente e questo bellissimo accessorio che veramente vi svolta la vita. In pochi minuti andiamo ad accendere legna a carbone proprio in modo super mega efficace. Per farlo è semplicissimo, basta appoggiare la punta dell'accenditore a contatto con la legna, andiamo ad azionarlo e una volta che ha iniziato il primo innesco andiamo ad allontanarlo di un 10 cm circa. L'aria calda a 600 gradi che sprigiona questo accenditore andrà a fare tutto il resto del lavoro e in 2 minuti al massimo abbiamo le fiamme dell'inferno. Come sempre noi teniamo alla sicurezza, quindi quando si parla di fuoco, fiamme, carbone, brace, guanti resistenti al calore non possono mai mancare. Se poi sono firmati Grigliare Duro sono ancora più fighi. Con questi guanti riuscite tranquillamente a maneggiare carbone, prendere in mano pentole in ghisa, lavorare sulle griglie, perché comunque schermano molto bene dal calore. Se abbiamo poi un bel camino grosso con il giusto spazio, possiamo utilizzare anche un girarrosto. L'habitat del girarrosto è proprio quello del camino. È il nostro bel maialino, la nostra porchetta, il nostro pollo che gira piano piano, coccolato dalle fiamme, è proprio il disegno perfetto per uno spiedo spettacolare. Se invece vogliamo farci una bella grigliata, allora abbiamo anche questa bellissima griglietta. Questa griglia è universale, possiamo metterla in mezzo a un prato circondata da sassi e un bel fuocherello, possiamo metterla dove ci sta in un bel camino dopo che abbiamo fatto una bella brace di legna e ci possiamo grigliare quello che vogliamo. In ultimo, ma non per importanza, un bel Dutch oven, quindi un bel forno olandese in ghisa bella spessa che possiamo mettere in mezzo alle braci per cucinarci degli ottimi ragù, per cucinarci un bel polipo, per cucinarci dei bei fagioli, quindi tutto quello che ci viene in mente, un bello stracotto, noi lo facciamo coccolare dalle braci del nostro camino e piano piano, senza impuzzarci troppo anche la casa, che magari la moglie quando facciamo degli stufati si sente l'odore di cibo per tutta la casa, noi lo mettiamo nel camino, la cappa e il calore ci portano anche gli odori tutti belli fuori da casa. Quindi ragazzi, se avete un camino e siete freddolosi, non andate fuori a grigliare, perché grigliare duro si può fare anche a casa, al caldo, coccolati dalle braci di una bella legna.